Attività fisica nelle varie fasce di età. Ne vogliamo parlare sotto l'aspetto psicologico, ma anche sotto l'attività fisica pura. E do il benvenuto alla dottoressa Paola Pompei, psicologa, e al nostro esperto di fitness Nilo Ricciarini. Allora, Paola, ci diamo del tu. Perché è importante fare attività fisica, no? Per raggiungere uno stato di benessere, ma non solo? È molto importante intanto in questo momento storico, perché non se ne fa più. Questa domanda 50 anni fa non l'avresti potuta fare, non avrebbe avuto senso, perché le persone camminavano, perché si spostavano a piedi o in bicicletta, perché lavoravano molto di più nei campi, le attività erano molto più all'esterno, e quindi non ci sarebbe stato bisogno di porsi questo tipo di domanda. Esatto. Oggi invece, dove le attività sono diventate molto più sedentarie, dove non ci si sposta quasi per niente in macchina, e già in Italia siamo fortunati, perché in America, mi dicono i miei amici americani, che loro fanno tutto in macchina, persino andare in banca o fare la spesa la fanno direttamente, stanno seduti in auto, quindi e hanno sappiamo, basta vedere anche quando ritirano i panini, esatto, no? Il fast food, esatto, che arrivano, esatto, direttamente con la macchina. Le operazioni bancarie le fanno direttamente allo sportello stando in macchina, per cui hanno questi problemi ancora chiaramente decuplicati. È importante perché in realtà il corpo umano è fatto per il movimento ed è fatto per lo stare all'aria aperta, siamo animali alla fine, certo, no? Per la società che abbiamo costruito. Basta vedere l'estate quanto ci muoviamo di più, esatto, e l'inverno. E quanto anche tutta una serie di patologie vengono meno, proprio perché c'è un rapporto maggiore, un ordine, ma siamo più collegati a un ordine naturale, quindi è più facile, mm-hmm, diciamo, stare nel benessere. E anche perché benessere è una parola che vuol dire appunto ben essere, quindi essere, avere uno stile di vita, un modo di comunicare, di relazionarsi, di lavorare e così via, che abbia, che sia in accordo proprio con il nostro corpo. Invece purtroppo la società razionale che viviamo ci ha portato a pensare che noi abbiamo un corpo e non che noi siamo un corpo, per cui il benessere del corpo, la salute del corpo non solo è fondamentale, certo, naturalmente per la sopravvivenza, per la salute, ma è proprio agganciata al benessere mentale, per cui se io muovo il corpo automaticamente entro in uno stato di coscienza completamente diverso. E questo, insomma, Nilo, tante volte ne abbiamo parlato, però abbiamo messo in evidenza anche le varie fasce di età, perché sì, un centro fitness è frequentato anche da bambini, no? Un centro fitness, ma soprattutto a tutte le età bisogna fare attività motoria, specialmente bisogna iniziare da ragazzini, perché oltre che migliorare le capacità coordinative, che questo è normale perché si impara a muoversi, che poi rispendiamo tutti i giorni nella nostra vita, ma no? Ma soprattutto il ragazzino che va a fare sport, si confronta con gli altri, si confronta con gli amici. Oggigiorno vediamo questi giovani col telefonino, sempre curvi in avanti, scifotici, certo, vediamo questi ragazzini che non parlano fra di loro, parlano tramite il telefono, quindi non c'è più comunicazione. Lo sport aiuta a comunicare, aiuta a conoscere, a rispettarsi, quindi fare attività sportiva. Io posso parlare dall'esperienza mia in un centro fitness dove i giovani arrivano, ne arrivano tanti ultimamente, quasi anche stanchi e stufi di questo telefonino. Meno male. Veramente, bella, guarda, notizia. È una cosa che mi sto accorgendo, quindi è importante la palestra per comunicare, per parlare, per confrontarsi. Guarda che anche allenarsi insieme è importante, parlare di quel programma di allenamento, poi vai a finire sul ristorante, sulla pizzeria dove vai a mangiare, quindi questo è socializzazione, e imparare fin da piccoli a socializzare, fin da giovani a socializzare, questo è fondamentale. Anche fuori dalla scuola, perché fuori dalla scuola, voglio dire, è un altro mondo, certo, nella scuola sei obbligato, insomma, ad avere quei compagni, mentre invece fuori te li scegli, insomma. Fondamentale muoversi fin da giovani, perché un giovane che si muove sicuramente sarà un adulto, un anziano sano, questo non dimentichiamoceli, però il corpo, come diceva Paola, va di pari passo con la mente, quindi, mm-hmm, se io alleno bene il corpo, riesco a creare quelle situazioni di benessere fisiche, automaticamente trovo anche, cioè, poi vediamo, benessere. Sono tanti tipi di allenamenti che uno può fare, quindi anche la scelta di uno sport, io penso, no, Paola, le mamme adesso che i bambini ricominciano l'attività scolastica o che approcciano appunto al mondo della scuola, automaticamente iniziano uno sport, quindi è importante anche farli scegliere o fargli indicarli? Assolutamente sì, è importantissimo far provare tutto quello che si può, perché il bambino trovi la sua strada, perché tante volte purtroppo ci sono le aspettative dei genitori che influiscono e interferiscono.
con le scelte dei bambini, per cui se a loro piace il tennis li portano a giocare a tennis e così via. E per il bambino, la realtà che il bambino conosce, che il ragazzo conosce, è la realtà della famiglia. Certo. Quindi più il genitore allarga questa rosa e più il bambino ha la possibilità di conoscere ambiti diversi, certo, diversi, sperimentare. Ambiti anche mentali, ambiti anche psicofisici diversi. Io affronterei anche adesso, no, fasce d'età, abbiamo visto ragazzi, bambini, eccetera, però c'è anche gli adulti e io dico i diversamente giovani, altre due categorie. Sì, gli adulti però è diverso. Li considero, diciamo, quelli che girano intorno ai 40 anni. Bene. Quelli vengono per altri motivi, perché sono stressati, sono fusi, sono stanchi. Molte volte arrivano proprio in palestra, buttano la borsa e finalmente sono qua. Quindi, in questo caso qui, in questa età qua, ci sono altri benefici, cioè togli lo stress, considera il lavoro, considera la famiglia, i problemi dei figli, considera tutto questo. Qui la palestra o lo sport in generale può essere una valvola di sfogo importantissima, non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Che non importa lo sport, è già arrivare in palestra e dedicarsi del tempo? Certo. Dedicarsi del tempo, cosa che non facciamo mai. Andare a fare un'attività sportiva vuol dire volersi bene, dedicarsi del tempo, curare la propria persona, la propria mente. Quindi è il momento più bello, io dico a tutti, della vostra giornata, perché è l'unico momento che pensate a voi stessi. È un modo anche questa, la palestra, per pensare a noi stessi, insomma, voglio dire. Assolutamente. Vorrei aggiungere una cosa a quello che avevi detto prima. Questo rapporto mente-corpo lo dobbiamo intendere proprio come un rapporto sincronico, cioè quello che avviene a livello del corpo contemporaneamente avviene a livello mentale. Quindi se io tonifico il corpo, nel momento in cui tonifico il corpo io tonifico la mente, nel momento in cui io brucio con il corpo brucio con la mente, mentre nel corpo brucio calorie, grassi, zuccheri, certo, eccetera, con la mente brucio zavorre, limiti, per cui al lavoro finito lo stato mentale è cambiato, lo stato di coscienza è cambiato, per cui io posso vedere, ipotizzare, non so, soluzioni per la mia vita, direzioni da prendere che magari non avevo potuto evidenziare prima perché ero preso, soffocato, ma ero proprio avevo una zavorra, che era questa zavorra che è, come ripeto, da un punto di vista fisico nel corpo, certo, da un punto di vista mentale nei meccanismi di socializzazione, di relazione in generale. La terza età. Diversamente giovani, mi perdonino, diversamente giovani, cioè a quell'età in cui insomma si è anche in pensione, si è più liberi, si è scaricato un po' i figli, si fa i nonni, ecco, quelli, quanto è importante per quella fascia di età? È fondamentale, perché a quell'età lì si può rimanere anche soli, ci si rinchiude con i nipoti, ci si rinchiude con i figli, non si lavora più, quindi non si esce più, si esce di meno, si esce, quindi socializzazione. La palestra diventa un luogo dove si va a confrontarsi, a parlare con le altre persone. Il successo di questo ballo, di questi balli, perché? Perché si socializza, perché ci si muove, si ride, si scherza e si conosce persone. Ci si tocca. Ci si tocca, sì, brava. Ci si innamora anche, è vero, tanti si incontrano, è vero. Dai. Quindi un centro fitness, in questo caso, che si organizza proprio per fare dei corsi di ginnastica per questa età qua, è il massimo, perché uno arriva, si cambia, si trucca, si prepara per uscire, sì, va in palestra, la ritualità, no? Va in palestra, quindi ritorna giovane, fa tutte quelle cose che faceva prima. Ci si riappropria del proprio tempo. Benissimo. Perché voglio dire, nelle varie fasce d'età anche come spendere il nostro tempo cambia, no Paola? Certo, ecco. Sì, sì, assolutamente. È la cognizione stessa del tempo che cambia, il valore che si dà al tempo, è una cosa completamente diversa. I giovani purtroppo questa cosa non ce l'hanno e questo spesso è ciò che li frena da raggiungere poi tutti i risultati che potrebbero, no? Perché hanno questa cognizione, sì, di un tempo illimitato. Invece chi ha una cognizione di tempo più ridotto riesce a trarre dal tempo molto di più, paradossalmente. No, perché capisce che il tempo fugit, no? Esatto, se ne sta andando. Esatto. Quindi il fatto di si può, da quello che si è detto, frequentare una palestra a tutte le età, perché dentro troviamo l'offerta. Dal ragazzino di 3 anni al diversamente giovane.
come ti ho attaccato la mania. E questo è importante per avere un po' benessere psicofisico, no? Assolutamente. Guarda, questo termine che adesso se ne abusa, secondo sì. me, di mettere il diversamente, ma diversamente giovani vuol dire cosa vuol dire? Vuol dire essere giovani in modo diverso, quindi comunque vuol dire essere giovani, certo. quindi comunque vuol dire essere sani, quindi comunque vuol dire essere abili e così via, no? E allora il pensare che la modalità ovviamente cambia, ma nella come diceva una nota canzone di Gianni Morandi, finché non suona la campana vai. E quindi quest'idea di vivere ogni momento è poi la chiave della vita, della felicità, il qui e ora. E poi, come hai detto tu, imparare ad ascoltarsi, perché non siamo due cose divise, ma siamo mente e corpo. E quando cominciamo ad ascoltare il nostro corpo, cominciamo ad ascoltare anche la nostra mente. Abbiamo terminato il nostro spazio. Grazie, ve li ripresento ai nostri ospiti, alla dottoressa Paola Pompei, psicologa, e a Nilo Ricciarini, esperto di fitness.